Ciao Ne. Allora, in quasi tutti i post con le vostre domande sulla manutenzione delle piante, sulla cura, eccetera, 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 una cosa che ripeto ossessivamente o forse compulsivamente è le piante bisognano di un buon drenaggio del terreno, ossia bisogna evitare assolutamente il ristagno idrico. Vi avevo promesso una spiegazione, vi avevo promesso anche un video per farvi capire meglio che cosa intendo come buon drenaggio del terreno. Quindi stasera mi sono portato a casa un paio di cose, dei sottovasi con del materiale di drenaggio, in questo caso abbiamo dell'argilla espansa che trovate in confezioni di diverso peso e con diversa granulometria. Questa è un'argilla molto fine. Mi sono procurato un vaso trasparente, forato, questo è un vaso da orchidee. Ma mi serviva per farvelo vedere in trasparenza, quindi è un'ottima soluzione. In più, essendo forato, ci permette di vedere un po' di più cosa succede col drenaggio. Poi alcuni di voi mi hanno chiesto: ma se io ho un vaso completamente chiuso e non ho la possibilità di fare dei buchi o altro, come posso fare per drenare il materiale? Allora mi sono procurato un vaso in vetro completamente chiuso e andremo a trovare una soluzione anche in questo caso. L'ultima cosa che mi sono procurato è anche un indicatore di livello dell'acqua che ci può aiutare, lo trovate in tutti i vivai, in tutti i garden center, eccetera, che, di diverse dimensioni, questo è il piccolino, ma ce ne sono anche fino a 1 metro, che ci può aiutare anche a capire come utilizzare il materiale di drenaggio in un vaso che fisicamente non può drenare l'acqua, essendo completamente chiuso. Altre cose cosa ci servono? Forbice della punta arrotondata e cartoncini colorati e abbondante colla vinilica. No, queste mi dicono che sono per un'altra trasmissione. Il resto lo vedrete adesso dopo la sigla. Devo trovare una sigla migliore. Ciao Ne. Ed eccoci qui, allora, arrivo anch'io. Giusto appunto stavamo parlando del drenaggio. Cosa intendo quando parlo di drenaggio? Allora, ho preso un vaso trasparente per cercare di farvelo vedere al meglio delle nostre capacità. Abbiamo qui dell'argilla espansa, che va bene sia per un substrato di idrocultura sia appunto come materiale di drenaggio. Ne ho preso un taglio piccolo, ossia una granulometria piccola, perché mi interessa più farvi vedere il funzionamento che l'effettiva giusta dimensione, che va adeguata poi alle dimensioni di ogni vaso e alle esigenze eventuali di una pianta. Quindi qui abbiamo un piccolo esempio di questa argilla. Ripeto, questa è una granulometria molto 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 fine. Possiamo adoperarci a seconda delle dimensioni del vaso e delle necessità della pianta, anche con granulometrie diverse. Ora, quando io parlo di drenaggio, che cosa intendo? Il drenaggio all'interno del vaso, ma anche il drenaggio all'esterno del vaso. In che senso? Andiamo a vederlo con attenzione. Io voglio piantare una pianta in questo bel vasetto che, come vedete, ha già anche i buchi ed è già pronto per far defluire l'acqua in eccesso. Che cosa andrò a fare? Andrò a mettere sul fondo, fino ad andare a riempire lo spazio dei buchi, una parte di questo materiale di drenaggio, di questa argilla espansa. Una cosa molto importante, adesso non so se nel video si vede, qui è rimasta giù della polvere. Un consiglio che io vi do: quando comprate l'argilla espansa, prima di utilizzarla, lavatela. Lavatela, lavatela, lavatela. Eviterete che insieme all'acqua in eccesso dreni fuori anche la polvere, andando a sporcare il sottovaso, andando a rischiare delle otturazioni o andando a creare poi sporco o qualcosa, diciamo, non bello per gli occhi. Quindi, questo qua è un esempio di drenaggio. Che cosa andrò a fare io adesso? Posso semplicemente andare a riempire ancora per un paio di centimetri con della terra, dopodiché andare a mettere la pianta a dimora. Riempire nuovamente la parte superficiale con la terra, evitando di premere con le dita per evitare di rompere le radichette, e poi andare a compattare come aggiungendo dell'acqua. Questo
Questa è la parte di drenaggio che si intende per la parte interna del vaso. Adesso facciamo un piccolo cambio e andiamo a vedere un altro tipo di drenaggio, sempre che viaggio in concomitanza con questo. Allora, dicevamo, vado a prendere, per farvi vedere bene cosa intendo, un altro sottovaso. Un altro sottovaso che vado ad appoggiare qui, quindi andiamo a lavorare un po' più sul pulito. Io ho questo, questo sottovaso, facciamo così di modo che eliminiamo l'eccesso. Io quindi ho questo sottovaso dove io vado a mettere la mia piantina di mora. Immaginiamo che qui ci sia una piantina. Dopodiché, che cosa andrò a fare? Ovviamente ci sarà l'acqua e tutto quanto, la terra e tutto quanto. Io vado a bagnare la mia pianta e, come vediamo, tutta la parte che poi sarà considerata in eccesso dalla pianta, dalla terra, eccetera, andrà nel sottovaso. E quindi che cosa succede? Voilà, vuotata tutta. Abbiamo circa un litro d'acqua che si mantiene comunque con una buona parte a contatto del sottovaso. Quindi il substrato rimane perennemente bagnato. Questo può andare bene per alcune tipologie di piante, per delle piante che necessitano di avere sempre una riserva d'acqua a disposizione. Ma quando parliamo di piante che vogliono, guardate adesso cosa succede, se io la alzo qui vedo che c'è ancora dell'acqua e ovviamente l'acqua gocciola giù. Ma se io ho bisogno delle piante che devono mantenersi poi in asciutta, come posso fare per avere un doppio drenaggio? Ci vengono in soccorso semplicemente o dei tappi in plastica o dei tappi in sughero. Che cosa andrò a fare? Semplicemente li vado a mettere nel sottovaso. Io ne ho presi tre per comodità. Ok. Più facile a dirsi che a farsi. Aspettate che faccio l'equilibrista un secondo. 1, 2, 3 e voilà. E che cosa vado a fare? Vado a rialzare di quel centimetro circa, di modo che, mi dispiace che non si veda benissimo, ma di modo che il vaso alla fine rasenti l'acqua. Tutta l'acqua in eccesso è andata nel sottovaso, è uscita, fuoriuscita anche dell'argilla, ma questo è normale perché, vi ripeto, abbiamo scelto un'argilla per fare questo video con una granulometria molto fine. Tutta l'acqua in eccesso è andata fuori dal vaso nel sottovaso e il vaso rimane anche di un millimetro al di fuori della linea dell'acqua. Quindi la terra sarà bagnata, l'argilla espansa conserva una parte d'acqua e quindi manterrà l'umidità all'interno del vaso adeguata per determinate piante. Nel contempo avremo anche un'altra soluzione, che è quella di mantenere per le piante che necessitano anche un substrato arieggiato il vaso completamente fuori. Quindi doppio drenaggio, l'argilla espansa, il ton granulare, l'argilla espansa che va a far drenare l'acqua e in più un rialzo dal sottovaso che fa in modo che l'acqua comunque non ristagni a contatto con l'argilla, perché poi per capillarità l'argilla tende ad assorbire l'acqua e a riportarla in superficie. Questo è uno degli esempi migliori di drenaggio che vi posso fare. Un altro esempio, adesso ve lo faccio, voi dite come faccio ad avere del drenaggio se ho un vaso come questo in vetro senza fori? Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere la nostra argilla da qui, la andiamo a mettere in un vaso senza fori, in vetro. Vaso in vetro, togliamo anche i tappini. E vediamo se riusciamo a eliminare anche l'acqua senza fare grossissimi danni. Voilà, l'acqua è ritornata nel suo contenitore. Ora, io voglio tenere una pianta in questo vaso di vetro, però voglio assicurarmi un drenaggio, ossia voglio assicurarmi che la pianta abbia il sufficiente livello d'acqua per mantenersi, ma che allo stesso tempo non vada ad affogare, le radici non vadano a morire. Come posso fare in un vaso senza fori, in ceramico o in vetro, dove non ho la possibilità di forare? Ci viene in aiuto questo piccolo strumentino che troviamo in tantissime dimensioni. Questo è uno dei più piccoli, lo troviamo alto anche un metro,
che è un misuratore di livello dell'acqua. Come funziona? Semplicemente io vado a appoggiare la parte inferiore che è forata sul fondo del vaso. All'interno che cosa troviamo? Una pallina di plastica, una stanghetta in plastica che ci andrà a indicare il livello e una copertura che, oltre a indicarci ulteriormente visivamente il livello, ci evita che lo sporco entri. Tornando al discorso di prima, perché vi dico che l'argilla espansa dovrebbe andare lavata? Per evitare che vada a ostruire la polvere o le microparticelle questi piccoli buchi. Quindi che cosa vado a fare? Vado ad appoggiare direttamente sul fondo questo indicatore di livello. Adesso qui ovviamente le cose le facciamo un po' in piccolo, ma si può applicare a qualsiasi altra cosa. Vado a mettere, adesso ne ho messa troppa rispetto al volume del vaso, ma è soltanto per farvi vedere visivamente come si può fare. Ho preparato il substrato drenante per una pianta qualsiasi. Vado a prendere, questo è un classico telino di quelli che si usano per evitare la crescita delle erbacce nelle aiuole. Questo è sintetico, ma li troviamo anche naturali in fibra di cocco o altro. E io ne ho tagliato un pezzettino che poteva essere più o meno delle dimensioni giuste di questo vasetto. Che cosa vado a fare? Vado a praticare un foro con le mie forbici da giardiniere, forbici da fioraio, da fiorista, queste. Vado a praticare un foro qui, vado a innestare, voilà, questo telino all'interno del vaso. Vado poi a ricoprire il tutto con della terra. Questa è la terra di substrato che io avrò bisogno poi per coltivare le mie piantine, eccetera. Adesso qui non c'è la pianta, quindi mi permetto di compattare anche con le dita. Se la pianta fosse già a dimora, voi ovviamente non fatelo. Ora, perché io ho messo il telino tra i due strati? Per evitare che bagnando la terra dreni sul fondo e mi vada a occludere il misuratore di livello dell'acqua. Misuratore di livello dell'acqua che come funziona? Funziona semplicemente così. Io ho qui a dimora una piantina che sta nascendo. Adesso facciamo le veci di una piantina. Voilà, ho qui una piantina che sta nascendo nel mio vasetto, ok? Lui mi segnala in questo momento che non c'è presenza d'acqua all'interno. Quindi io che cosa vado a fare? Vado a bagnare, non so se lo vediamo, ma l'acqua, visto che questo telino che io ho messo non è impermeabile, va a drenare sul fondo. Togliamo la piantina perché occluda la vista adesso. E che cosa fa l'indicatore? L'indicatore sale per indicarmi che in questo vaso, a seconda delle dimensioni del vaso, del materiale di drenaggio che c'è sul fondo e del quantitativo di terra che io ho immesso, c'è il giusto quantitativo di acqua conservata per mantenere la pianta in condizioni ottimali, in condizioni salutari, per X tempo. Questo andrà visto a seconda del fatto del tipo di pianta, di quanta umidità ha bisogno, di dove l'andremo a posizionare, se in pieno sole, in piena ombra, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succederà? Adesso lo faccio io artificialmente, ma poi accade la stessa magia ovviamente anche per i fatti propri. A mano che l'acqua viene consumata, il nostro indicatore di livello scende e quindi ci indica quando andarlo a rabboccare. Questi indicatori di livello li trovate pressoché in tutti i garden e in tutti i fioristi. Altra cosa importante, io uso questo telino perché un domani che decido di travasare la pianta, riutilizzare il vaso per altre cose o altro, andando a scavarci un minimo con le dita, più o meno, io riesco a rimuovere
la terra e l'indicatore di livello dell'acqua e a lasciare praticamente l'argilla pulita e pronta per un successivo riutilizzo, in quanto l'argilla è sicuramente molto molto più riutilizzabile rispetto alla terra, perché la terra comunque dopo un po' consuma i nutrienti e quindi va sostituita e messa con altro. Un cosino del genere costa circa 2 euro. È un'ottima soluzione se vogliamo misurare ed essere certi del quantitativo di acqua che andiamo a mettere nelle nostre piante. Adesso posso smontare il tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace cliccando qui e condividetelo. Ciao ne!